vai! Va ora in onda la classifica delle cose da fare in ascensore per rallegrare quel noioso viaggetto in compagnia di uno o più sconosciuti. Viaggetto, ragazzi. Legge pa. Allora, 14 posizioni, attenzione, la 14esima è questa: fare con la bocca il rumore di auto di Formula 1 quando qualcuno entra o esce. Funziona sempre. Riempie molto questo vuoto nucleare. 13esima posizione: stare fermo ed in silenzio in un angolo, rivolto verso il muro e non scendere mai a ogni fermata. 12esima: fissare chi entra in continuazione, facendo poi scivolare un rivolino di baffa. Svuota automaticamente l'ascensore. 11esima posizione: salutare tutti quelli che salgono in ascensore con una stretta di mano e dire buongiorno, sono il comandante. Bella. Mi piace, questa voglio provarla. E schiacciare, decimo posto, il tasto di un piano e dire signor Sulu, velocità warp. Numero 9. Senti gli ascoltatori da casa che ridono. È che pazzesco, bello. Gli ascoltatori hanno certe risate che fortissime. Numero 9. Fissare un passeggero per un po', poi urlare sei uno di loro e spostarsi più lontano, impaurito. Numero 8. Portare una marionetta e parlare agli altri passeggeri attraverso il pupazzo. Tipo Sciacchi. Numero 7, disegnare un quadrato sul pavimento e urlare con voce indemoniata devo trovarlo. Cos'è che... oh, devo trovare un corpo. La tua stampante se l'hai mangiata. No, se l'hai mangiata. Se l'hai mangiata. Cos'era? Fammi vedere. Non se te lo ricordi più. Devo trovare un altro corpo. Porca miseria. Vabbè, insomma, dici sono tutte queste cose. Esatto, aspetta, vengo vicino a te. Dai, vieni qua vicino. Poi, sesta posizione. Quando c'è solo un'altra persona sull'ascensore, dagli una pacca sulla spalla. Sulla spalla e fingere di non essere stato tu. Ok. Numero 5, mettere una scatola o una borsa in un angolo e appena qualcuno entra, chiedere se si sente etichettare. Numero 4, stare vicino a qualcuno e annusarlo di tanto in tanto. Questa non funziona. Terzo posto, fare rumori di esplosione con la bocca quando qualcuno preme un bottone. Secondo posto, urlare ting a ogni piano. Bello. Prima posizione, che è un classico, scureggiare. Sì, perché lì non... tutto questo per non renderlo noioso.